Monsignor Fabio Dal Cin, vescovo di Loreto, sabato ha assistito alla rappresentazione della Passione di Sordevolo e domenica ha celebrato la Santa Messa al Santuario di Graglia. Come ha ricordato il rettore del santuario, Don Eugenio Zampa, è stata occasione per rinnovare il profondo legame spirituale suggellato il 21 giugno del 2020 con il dono dell'aggregazione al Santuario di Loreto, ma è stato anche un momento per poter rafforzare il rapporto di grande amicizia e di collaborazione tra il Santuario di Graglia e la Santa Casa di Loreto. Sono venuto, si può dire, proprio per partecipare a questa rappresentazione che me ne hanno parlato con grande entusiasmo fin dall'inizio, da quando ho cominciato a conoscere Graglia, un po' questo territorio. Anche a Loreto abbiamo pubblicizzato questo evento ed è stata davvero una serata impegnativa per gli attori. Io sono rimasto davvero impressionato, un paese intero coinvolto ogni 5 anni e con una passione, perché si capisce anche dalle testimonianze, dal sentire le persone del posto, questo desiderio proprio di essere attori protagonisti di questo grande messaggio che è il cuore di tutta la civiltà dell'amore, perché è coagularsi un paese intero attorno al dramma della passione, della morte e risurrezione di Cristo, credo che sia una grande benedizione e un grande fatto sociale anche, perché unisce un paese, unisce le persone e stimola continuamente a creare qualcosa, come ho visto anche le strutture stesse, davvero imponenti, però impostate bene e anche con questa creatività. Ogni 5 anni c'è la passione, poi bisogna mettere anche le strutture in funzione per altre iniziative e tutto questo crea un senso di appartenenza, oltre che, prima di tutto, un grande messaggio di fede. Torno anche qua a Graglia proprio per ancora una volta ricordare appunto questa unione spirituale ma anche di grande amicizia che unisce con Loreto. Sì, è un'unione di amicizia con le persone, con il rettore Don Eugenio, ma anche con tante persone che in questi anni si è creato veramente una bella intesa, una bella relazione, ma anche, è anche un impegno anche pastorale, perché proprio ne parlavamo anche con Don Eugenio ieri sera, il Santuario di Loreto sta promuovendo le aggregazioni, che non sono una novità. Anche nel passato c'erano aggregazioni di diversi santuari, chiese sparsi in ogni parte del mondo. Quest'anno c'è stata una pubblicazione proprio da Loreto di oltre 5.000 siti della Santa Casa e della Madonna di Loreto sparsi in tutto il mondo. Ecco, noi vorremmo recuperare questo legame, questa rete, anche perché i pellegrini che giungono a Loreto e magari vivono un momento di grazia particolare, segnalare che nel loro territorio, come può essere Graglia per questo territorio, possono rivivere questa esperienza di grazia e di benedizione facendo riferimento a questi luoghi dove si continua a promuovere la pastorale che si fa nel Santuario della Santa Casa, in modo particolare alle famiglie, ai giovani e alla dimensione vocazionale della vita.